Silvano di Stradella. Sì. Nei giorni scorsi ho avuto modo di sentire una trasmissione di un... Nei giorni scorsi ho avuto modo di sentire una trasmissione dove un oncologa parlava in modo molto scrupoloso di un'alimentazione che, diciamo, era molto, assomigliava molto in linea di massima alla sua. Questo oncologa, che ha scritto un libro, l'ho comperato perché mi ha incuriosito sotto questo aspetto. E io volevo dirle che cosa ne pensava lei di questo passo che scrive, dove parla della dieta dei gruppi sanguigni. Sì. Dice: devo riconoscere che le prime volte in cui sentì il dottor Mozzi parlare delle sue dirette TV rimasi un po' perplessa da certe sue posizioni estreme. Alcune di esse mi sembravano abbastanza tranchant, ma continuai da un lato ad ascoltarlo e ad approfondire. Da medico responsabile, quale sono convinta di essere, anziché giudicare o tantomeno condannare in modo prevenuto, feci la sola cosa che potevo fare, studiare la materia. Con un occhio ovviamente diverso, come era appunto quello che mi veniva offerto dal mio particolare punto di vista di osservazione, il reparto di oncologia di una nota clinica milanese. Così via via che incrociavo i casi clinici che mi passavano quotidianamente sotto gli occhi con le risposte dei rispettivi pazienti circa le loro consolidate abitudini alimentari, ma anche quelli che erano i loro gruppi sanguigni di appartenenza, sono giunta alla conclusione che l'intuizione dei colleghi D'Adamo prima e Mozzi poi aveva innegabili riscontri. I diversi gruppi sanguigni e i loro sistemi immunitari hanno altrettante diverse reazioni all'assunzione dei vari alimenti o gruppi di alimenti. Così come mi balzava all'occhio il fatto che alcuni cibi in particolare potessero essere dannosi per tutti, come i derivati del latte e quelli contenenti glutine. Che altri lo fossero soltanto per alcuni e altri ancora, all'incontrario, risultassero dei generali toccasana. Validi per tutti, aggiungerò che per verificare direttamente e senza possibilità di equivoci le modiet, cioè la dieta del gruppo sanguigno, iniziai a sperimentarla anche su di me, gruppo 0 RH positivo, tosta come lei, con risultati assolutamente inattesi, in senso ovviamente positivo. Cosa ha fatto questo oncologa, che già studiava le alimentazioni? Non ha fatto altro che apportare qualche modifica alla sua dieta ed applicarla alle cure che faceva. Questa oncologa si chiama Maria Rosa Di Fazio ed è la responsabile di oncologia del centro medico di San Marino, dove applica e porta avanti il metodo chemioterapico soft del professor Philippe Lagarde, luminare francese di fama mondiale. Questo per dire che cosa ho riscontrato e che mi sentivo di comunicare qui davanti a tutti questa sera. Aspetto un suo giudizio. Grazie. Sì, sì, certamente. Ci sono persone che sono sicuramente molto più aperte. Persone che si pongono sempre dei dubbi. Guai a quelli che hanno delle certezze assolute. Io stesso la certezza assoluta ce l'ho quando vedo che i risultati si sono ottenuti. Allora la famosa pelle dell'orso, che la si vende quando si è catturato l'orso. E sicuramente sì, fa piacere che cominciano ad essere, come del resto sono tanti, tanti oramai medici che si rivolgono a me per avere un parere, un consiglio, perché poi le malattie, la natura non fa mica sconti a nessuno, eh? La stessa percentuale di diabetici che c'è nella popolazione comune, o di ipertesi, o di persone con i vari tumori, ma c'è pari pari nella popolazione dei medici. Quindi i medici stessi non sono esenti dalle malattie che curano. Anzi, devo dire che forse sono sempre, cominciano ad essere forse in maggiore difficoltà che non rispetto alle persone di buona volontà.
che ci mettono tanto impegno, appunto impegnandosi ad alimentarsi in modo corretto. C'è da dire questo, che ci sono persone che ritengono, e medici e centri medici ospedalieri, che ritengono che ci siano delle sostanze, chiamiamole dei farmaci, degli integratori, che possono essere molto validi e molto utili. Io sono molto scettico su questa storia, anche perché è facile sempre poi costruirci sopra, ecco, un bel business. Perché quando una persona è colpita da una malattia grave, gravissima, si trova in uno stato di grande necessità, di grande debolezza, e può essere disposta a fare qualsiasi prova, anche praticamente a sborsare un bel po' di denaro. È quello che mi fa sempre drizzare un po' le antenne quando vedo persone, appunto medici e centri medici, che propongono questi integratori, queste sostanze. Mi verrà sempre in mente, che oramai è deceduto, eravamo quasi coetanei, e lui aveva un'azienda, una ditta che produceva, e tuttora lo stanno mandando avanti i figli, che produceva integratori. E questa persona aveva già avuto dei problemi cardiocircolatori. E lui, insomma, esaltava molto questi suoi preparati. Diceva: guarda Piero, guarda che cosa si può fare, questo puoi usarlo per questo, per quest'altro, per quest'altro. Ancora gli dicevo: sì Marco, però attenzione, guarda che se tu non rimuovi la causa, ma non c'è nessun integratore che tenga, nessuno, né l'acqua di Lourdes, né andare da Padre Pio, né andare a Medjugorje, né girare tutti quanti, diciamo, i centri ultra specializzati. E lui confidava molto nei suoi preparati e non mi diede tanto retta invece sull'alimentazione. E infatti dopo poco aveva già avuto in passato un infarto, e dopo un po' è stato stroncato da un ictus, e quindi tutto quello che lui aveva fatto non era servito a nulla, in quanto che sì, pensava di risolvere le cose con i suoi preparati. Quello che ha detto lì, che ha scritto la dottoressa, sì, mi fa piacere. Non sono, appunto, non concordo molto su questi integratori, anche perché gli integratori si stanno diffondendo a tutti i livelli, e facilmente negli integratori ci sono dentro sostanze che possono scatenare delle reazioni. Infatti mi è capitato di vedere e valutare, perché facilmente le maltodestrine le si trova dappertutto, certi edulcoranti si trovano dappertutto, il lattosio lo si trova dappertutto, che sono, servono come base per preparare i vari prodotti farmaceutici e farmacologici. Però è già un buon segno, già un buon segnale, che comincia ad allargarsi, insomma, il numero dei medici che si indirizzano verso un'alimentazione più che corretta. Grazie comunque della sua testimonianza.